L'11 marzo 2004 a Madrid, dalle 7.38 alle 7.42, una raffica di esplosioni sconvolge le stazioni di Atocha, El Pozo, Santa Eugenia. Una bomba esplode anche su un convoglio in prossimità di Calle Telles. Muoiono 192 persone, i feriti sono più di 2.000. La Spagna vive quel giorno il più grande attentato jihadista della sua storia. In un primo tempo le autorità puntano il dito contro i separatisti dell'ETA, di certo non nuovi ad attacchi dinamitardi, ma i baschi si affrettano a smentire ogni responsabilità. E allora, dato che sono passati esattamente 2 anni e mezzo dall'11 settembre 2001, è facile giungere a un'altra conclusione. Un anno prima il governo di Aznar aveva deciso di unirsi all'invasione dell'Iraq guidata dagli Stati Uniti, nonostante la diffusa opposizione dell'opinione pubblica. E nei mesi successivi Bin Laden aveva minacciato attacchi di vendetta contro i paesi che sostenevano l'invasione. Per la strage vengono condannate 18 persone, 3 di loro, 2 marocchini e 1 spagnolo, sono tuttora in carcere.